Bentornati amici sportivi al consueto appuntamento del lunedì. Oggi una puntata breve perché è finito il campionato di volley femminile, riposano la eccellenza e la promozione perché c'è in atto il torneo delle regioni. A proposito, si sta bene comportando la Calabria, almeno in alcune categorie, speriamo che possa andare avanti per le prime due giornate. Quindi oggi ci occupiamo soltanto di prima categoria, seconda categoria e terza categoria, e quindi andiamo appunto a vedere la carrellata dei servizi. Quart'ultima giornata di campionato nel girone C di prima categoria e le prime due continuano a vincere. Il San Nicola da Crissa con un secco 5-0 a Settingiano contro il Martelletto, la Virtus Rosarno 3-1 sulla Rombiolese, 3-1 Casalingo. E in entrambi i casi ci sono state una tripletta di Fanelli per la San Nicola da Crissa e di Carbone per la Virtus Rosarno. E quindi adesso si potrebbe parlare di lotta a quattro squadre per le posizioni di rincaggio, quelle che vanno dal terzo al quinto, quindi tre posizioni, anche se ci potrebbe essere un play out a rischio visto il vantaggio che la Virtus Rosarno attualmente ha sulla quinta, che sono esattamente 11 punti, 65 la Virtus Rosarno, 54 il San Calogero Calimera. Non va oltre il pareggio esterno contro l'ultima della classifica, la Nuova Valle, il Borgia, che si ferma sull'1-1 e addirittura deve recuperare un gol quando si è trovata al 91esimo in svantaggio con De Feo, e poi al 96esimo è riuscito a raggiungere il pareggio con Tarsia. Invece fa il suo dovere il Chiaravalle, che va a vincere una partita importante a Girifalco contro una squadra che lotta per la zona calda della classifica, 2-0 per la squadra di Bellini, e quindi è conferma per quanto riguarda il quarto posto proprio per il Chiaravalle. E anche il Guardavalle ottiene un buon risultato andando a vincere nell'anticipo di sabato a Pizzo contro il Real per 4-0, e quindi consentirsi ancora di restare vicino alla zona playoff. Però per quello che dicevamo sul San Calogero Calimera è difficile, visto che i punti di distacco dalla seconda sono più di 10, e quindi dovranno fare nelle ultime tre partite il proprio dovere queste squadre per cercare di rientrare e almeno giocarsi il playoff almeno da quinte, e contro la seconda appunto, che dovrebbe essere, vista la classifica ormai, la Virtus Rosarno. Non ce ne vogliono gli amici di Rosarno se diciamo che San Nicola da Crissa potrebbe cominciare, non dico a festeggiare, ma ad avere una buona chance, anche perché il Rosarno è quasi sicuro del secondo posto e quindi anche della finale playoff, proprio per quello che dicevamo. Ci sono ancora degli scontri diretti in programma, per cui tutto ancora è possibile. In coda il Gasperina potrebbe considerarsi fuori dalla zona playout, e con la vittoria contro il Real Montepaone nel derby 3-0 per la squadra di casa del Gasperina, che sta ben figurando proprio in questo campionato di prima categoria. Per le altre squadre invece c'è una lotta che dovrà risolversi probabilmente fino all'ultima giornata, fermo restando la posizione ultima della Nuova Valle, che rischia la retrocessione diretta. Sono 7 punti di distacco dal penultimo posto e in 3 giornate cominciano ad essere un po' troppi, e anche se è stata l'unica, dobbiamo dirlo, che nella giornata di oggi ha racimolato un punticino. Tutte le altre sono state sconfitte, dalla Real Mileto all'Academy Girifalco, il Martelletto Settigiano, il Real Montepaone e la Rombiolese, quindi le squadre che vanno dai 24 punti della Rombiolese ai 19 del Real Mileto, quindi 5 punti per 5 squadre, e qui bisognerà verificare quale squadra rischierà di restare invischiata nella zona play-out. E certamente anche qui, con qualche scontro diretto in programma, bisognerà attendere proprio probabilmente il 90esimo dell'ultima giornata.
in seconda categoria, mentre in 4 dei 5 gironi si gioca ancora per le partite di campionato e quindi dovremo aspettare le prossime settimane per vedere cosa succederà per playoff e playout. Nella seconda categoria, girone C, è tutto stato definito, con oggi la finale playoff tra Comprensorio Corace e Casabona per lo Sport. Alla fine il Comprensorio Corace, dopo aver perso nella finale di campionato, nella penultima, la promozione diretta, addirittura è stata sconfitta in casa dalla Casabona per lo Sport 3-2, il risultato finale, e quindi perde anche la possibilità dell'accesso alla prima categoria, almeno in maniera diretta. Poi bisognerà vedere quello che succede con recuperi e quanto altro, e domande di ripescaggio per vedere quello che potrà succedere per la squadra di Fabiano. Una partita abbastanza equilibrata quella di contro il Casabona, che però ha visto la squadra ospite in vantaggio sia al secondo con Parisi che al 17esimo, addirittura un 2-0. Poi accorcia mangiapane per quanto riguarda la squadra di casa, si porta sul 3-1 Mele per il Casabona, poi ancora mangiapane al 94esimo, cerca accorcia le distanze. Se fosse riuscita ad ottenere il pareggio, il Casabona probabilmente avrebbe portato la partita al tempo supplementari e quindi poi eventualmente, così fermo restando il risultato, avrebbe potuto ottenere la promozione. Così non è stato, ha vinto il Casabona meritatamente. Tanti auguri alla squadra di Casabona per questa vittoria del campionato ai playoff. Per quanto riguarda i playout, si salva la Maroni ai danni del Palermiti. Una partita molto bella quella tra le due squadre, che avevano la penultima e la terzultima posizione in classifica, però davvero hanno dimostrato di non meritare quella posizione. Certo che non c'erano i tempi giusti per poter recuperare, appunto, ripetiamo ancora una volta, 10 squadre non vanno bene per un campionato di seconda categoria. E alla fine, dopo l'1-0 del Palermiti al secondo di Andreacchi, il pareggio di Costa dopo appena 4 minuti, era andato in vantaggio anche la Maroni con Conte, ma al 90esimo Aiello aveva portato in parità la squadra ospite e portato quindi la gara ai tempi supplementari. Tempi supplementari che la Maroni ha saputo gestire con un po' di intelligenza, un po' di furbizia, ma si sa, in questi casi la squadra che deve maturare un risultato fa tutti i trucchetti possibili e immaginabili, niente di eccezionale. Dobbiamo segnalare alla fine il 2-2 finale, la sportività di tutto il pubblico, sia di Maroni che di Palermiti. La partita è stata giocata, come tutte le gare interne della Maroni, a Valle Fiorita, ma c'era un folto pubblico e per fortuna non è successo nulla né in campo né fuori. Sportività davvero che ci fa piacere segnalare, e l'augurio va alla Maroni per essere rimasto in seconda categoria, ma anche al Palermiti, che potrebbe sperare nel ripescaggio per l'anno prossimo. Nei due gironi di terza categoria tutto definito, almeno per quanto riguarda il girone D, con la vittoria dello Skill Legion già da 3 settimane, e nel girone C il Marca sta facendo un passo importante proprio per la vittoria, per arrivare alla promozione in seconda categoria. Si lotta fino all'ultimo tra Belvedere e Conflenti, e domenica ci sarà proprio lo scontro diretto, 2-2 è finito l'incontro all'andata, e quindi tutto quanto dovrà definirsi in questa partita importante di domenica prossima. Ci sono ancora quindi due partite da giocare, e però a questo punto bisognerà verificare quello che riusciranno a squadra. Il Conflenti già ha avuto un'occasione importante contro il Marche ed ha perso in casa, bisognerà vedere per domenica cosa fa nella partita casalinga proprio appunto contro il Belvedere. Vittoria del contro il Macca 3, quindi del Belvedere, però che quasi a questo punto elimina dalla lotta per la promozione appunto questa squadra, e fa sì che il campionato possa quasi essere finito nella zona alta, perché con il Marca
che ha ben 45 punti. Per vedere i confronti potrebbero avere quindi 42 punti e domenica prossima avvicinarsi sempre di più o quantomeno rimanere con i 3 punti. Le altre squadre, quelle che sono al quarto e al quinto posto, rischiano di non fare il playoff e quindi si potrebbe addirittura finire il campionato con 3 promozioni dirette, perché in terza ci sono 3 promozioni e quindi non ci sarebbero addirittura i playoff. Nel girone D invece, detto dello Ski Legion, che ha pareggiato la partita casalinga contro la Vigor Catanzaro 3-3, addirittura è andato in svantaggio, poi è dovuto ricorrere ai gol di Megna alla fine della partita proprio per arrivare al 3-3 finale e quindi vedere di non perdere, di rimanere imbattuto per quello che ha fatto per tutto il campionato. Invece si lotta per quanto riguarda le altre posizioni. Sono 6 le squadre che lottano per 4 posti, perché effettivamente oggi c'è stato uno scontro importante tra Goodfellas, Catanzaro e Saratì. È finito 3-3, ha lasciato le cose invariate ma ha consentito alla Goodfellas di agganciare il Real Cropani in seconda posizione, Real Cropani che oggi riposava. Però questo comporta che la Goodfellas ormai ha una sola partita da giocare per il finale di campionato e quindi rischia di essere scavalcata nella seconda posizione in classifica. E potrebbe subentrare lo Staletti, che proprio con il pareggio di oggi, avendo un campionato, una partita abbastanza semplice domenica prossima, potrebbe avvantaggiarsi della sosta della squadra seconda in classifica. Domenica addirittura poi c'è il Real Cropani e Goodfellas, proprio le due seconde, quindi uno scontro diretto e quindi per le inseguitrici si potrebbe restare ancora speranza di poter risalire. Vediamo se ce la faranno anche il Real Gialò, quinta in classifica a 26 punti insieme alla Vigor Catanzaro, e proprio nell'ultima giornata ci sarà un Real Gialò Staletti che definirà appunto la classifica finale, e vedremo quello che succederà ancora fra 2 domeniche. Puntata breve, ma saluto molto come le altre volte, vi ringraziamo come sempre per il gentile ascolto, per l'affetto che ci dimostrate e vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana.